Ciao a tutti ragazzi, bentrovati nel gioco in cui tutte le armi sono katane, solo che alcuni ancora non lo hanno capito e si convincono di essere altra roba. Noi la scorsa volta abbiamo concluso la seconda regione, quindi adesso possiamo cominciare subito con la terza. Ishida Gata mo Saigoku no choryaku o susumete oru you da ga bu ga aru no wa Kikkawa コバヤカを調略したこちら。ウィリアム。大阪は華やかな街。お主にぜひ見せたいと思っておった。帝のおわす京にも近い。ついに大阪で家康様にお目通りが叶うぞ。 This one has absolutely no power. Anzo, do you seriously follow this pretentious little prick? Nanyu yute oru? Torii dono, sono mono wa kagemusha da to yute orimasuru. こやつはもっと名護を話しておったであろう。それに半蔵、そこもとが事前に話しておったのではないか。何がおかしいんだ。まあまあ、鳥居殿、半蔵殿の推挙もあることですし、全く口頭無形と切って捨てるもいかがなものかと。拙者に等しい案がありもうす。はい、こちくい。 Allora, avrete sicuramente notato durante il filmato che William ha un aspetto diverso, e questo perché l'ultima volta, parlando con il fabbro mentre non stavo registrando, volevo vedere un po' di farmi spiegare alcune cose. Quindi avevo cominciato a parlare con il fabbro, avevo scelto l'opzione così, dialogo, e ho visto questa cosa qui, ho una richiesta per Tome. Sono venuto qui, ho visto che c'erano punti che potevo spendere, non sapevo come, e ho visto che qui c'era sblocca barbiere. L'ho fatto. E quindi mi sono ritrovato con questo menu, quello dei capelli, in cui si può scegliere l'acconciatura e la barba. E ho cambiato un pochettino l'aspetto di William, così tanto per. Oltre a quello possiamo scegliere questa roba qui. E non so di per certo che cosa voglio fare. Se potessi mi piacerebbe ridurre il costo delle affinità per l'anima, perché sono davvero enormi. Perché roba da comprare non mi serve. Forse vendere prima o poi potrebbe tornarmi utile. Il prezzo del barbiere non lo useremo molto spesso, quindi va bene così. Più spazio nel deposito non ci serve. Questo non ho idea di che cosa sia. Il deposito dei reperti speciali. Non ne ho idea. Quindi per ora metto la forgiatura, che almeno a qualcosa serve. E poi vedremo se otteniamo altri punti. Tra l'altro, ho finalmente scelto l'opzione di acquisto qui. E ho visto che oltre le armi, che comunque non mi servono a granché, ci sono anche... non so che cos'è sta roba, gli oggetti. E quindi ho trovato le frecce, che l'altra volta mi stavo chiedendo se potevo comprare o meno. E ho visto questo libro della reincarnazione, che mi consente di riassegnare i punti, sia per le statistiche che per le abilità. È buono sapere che c'è, io non ho intenzione di usarlo perché sono soddisfatto dalla mia build, ho fatto esattamente quello che volevo fare. Più in là forse potrebbe essere utile, per ora è un'opzione che so che c'è ma non mi serve. Detto questo, diamo un'occhiata alle missioni. Abbiamo l'orchessa come missione secondaria e la battaglia del ponte Oashi. C'è un gesto, un'ascia. Queste sono missioni di livello basso rispetto a questa, di livello 47. Beh, io preferisco fare la principale per prima, perché ho voglia di vedere cose importanti. Quindi, si va. Ed eccoci qui, nel castello Shijisan, non so come si pronunci perfettamente.
Ho visto che questa missione per il livello 47 siamo quasi arrivati al passo con il gioco. Dovrei anche spendere questi 141.000 Amrita. Vediamo quanto potrei farci. Se no, lasciamo perdere e torneremo più avanti. Tre livelli. Tipo tre in forza. Perché no? Arriviamo tutto quanto a 15, facciamo una build. Probabilmente è inutile fare tutto quanto 15. Però vabbè. Visto che non ho deciso di usare un'arma in particolare, preferisco poterle usare un po' tutte. Questo tizio ha un falcetto viola e lo voglio. Forza, finalmente, tirami fuori un'arma buona. Non so che cosa sto premendo. Ho cominciato a usare tasti a caso. Questo perché non gioco da un pochettino. No, no, no. È il momento di cadere. Forza. 2, 3. Forse riusciamo a ucciderlo. Ma ovviamente... no, non riuscirò mai ad avere un buon falcetto. Devo continuare a usare katane che non voglio usare. Che bello. Ben trovato. Almeno queste katane sono forti. Mettiamola così. Questo dovrebbe morire da solo. Eh già. Lui che cos'ha? Lo so che c'è un nemico. Doppie katane. Tientele. Mi piacerebbe se tra un po' cominciasse a cambiare un pochettino i nemici normali che troviamo in giro. Insomma, siamo arrivati alla terza regione. Vorrei vedere qualcosa di nuovo. Il dardo volante che abbiamo incontrato l'altra volta era un bel nemico. Quindi vorrei rifare un'esperienza del genere. Ceneri consacrate e sale. Vediamo un po' cosa c'è in giro. Io sono ripassato allo spirito di fuoco. Perché penso che sia più utile per noi. Ah, ok. Un ragno. È molto debole. Però sappiamo che abbiamo a che fare con roba del genere. Chissà, magari il boss di quest'area sarà un ragno gigante. Stavo guardando qui le ragnatele e stavo pensando proprio a questa cosa qui, del possibile boss ragno. Adesso che è uscito un ragnettino da lì dentro, mi sembra ancora più probabile. Qui non c'è molta strada che possiamo fare, per forza di qui. Grazie per la pietra. E qui ci si muove lentamente. La mia cosa preferita nei giochi. Le aree in cui ci si sposta lentamente e ti riducono l'abilità di movimento. Le adoro. Le adoro, le adoro, le adoro. Poi scopriremo che quest'area è stata progettata dal tizio della From Software che ha fatto il forte di Farron e i campi glaciali e queste cose qui, che è stato assunto qui dalla Koei Tecmo. Tieni. Ci sono a quanto pare ragni diversi. Alcuni sono più resistenti di altri. E dipende anche dalle dimensioni sicuramente. Questo mi ha sparato roba e mi ha rallentato per un po'. Però sembrerebbe che anche loro, per la maggior parte del tempo, basta semplicemente andargli alle spalle e poi si sta abbastanza tranquilli. È interessante che contino come yokai, salve, o meglio come demoni, oni dovrebbe essere abbastanza comprensivo come termine di tutto. Non so se sono equivalenti come parole, yokai e demoni, cioè oni. Ancora non è che ho capito molto bene questa faccenda del gioco. Ok, da qui ci possiamo già andare, ma non è il momento. Prima devo farmi un bel giro qui per capire bene. Da qui siamo scesi noi. Chi è ancora vivo lì? L'arciere? Eh sì. Ma guarda tu. Chi ti ha dato il permesso di non morire? Mentre qui sembra che non ci siamo stati. Diamo un'occhiata. Eh no. Munizione del fucile, non le posso usare. Ho visto che c'è di buono che se prendi un oggetto così ma poi non lo raccogli, lo puoi riprendere dopo.
Nel caso dovessi morire o fermarmi a un santuario, ricompare. Quindi è buono. Non mi devo preoccupare che vengano sprecate quelle munizioni, perché non le potevo raccogliere. Lì c'è un oggetto. Quindi qui non ci siamo stati. Magari ci si arriva da lì dietro. Cerchiamo di non perderci niente. Salve. Questo è un ragno medio. Voilà. Ancora una volta, stance bass for the win. Ah, non ho applicato la bruciatura. C'ero quasi, vero? Grazie per la freccia. Quella mi fa piacere. Ah, ok, nelle uova ci possono essere i ragni. Chiaro. Ho mancato. Quasi mi manca il recuperare quei 100 punti vita quando ammazzavo la gente. Però alla fine non era così utile. Qui? Possiamo andare da parte nuova. Quindi quella porta non era obbligatoria per proseguire? Vedremo. Ah, l'ho addirittura one-shottato. E voilà. Sì, è morto. Per un attimo ho avuto il dubbio. Non rompiamo le uova. Così magari non genero ragni. Una doppia uchigatana, giusto per sapere. Sono equipaggiamenti di livello alto. 49. 49 non fa schifo. Però davvero io ho bisogno che qualcuno mi droppi un Kusarigama buono, perché ho voglia di usare quell'arma. Mi manca sia il Kusarigama che la lancia. Quelle sono le armi che vorrei usare. Avevo iniziato a usare altro più che altro per sperimentare e farvi vedere cose, e non usare sempre la stessa arma per tutta quanta la serie. Ma adesso sento la mancanza della mia scelta originale. Te non ti tocco. Questa si può aprire solo dall'altro lato. Tanto abbiamo fatto pochissima strada per arrivare fin qui. Salve. Tre ragnetti piccolini? Nessun problema. Tutti morti? Ok. Qui ne uscirà sicuramente un altro. Questo attacco è bello. Li uccide in un colpo ed è verso il basso, quindi è molto probabile colpirli. Queste lance devono servire a qualcosa? Servono come modo di comunicarmi quello che mi aspetta davanti? Scopriamolo. Salve. Wow. Ah, servono per... Mi ha addirittura one-shottato. Complimenti. Stavo per dire, servono per bloccare la corsa della palla? No, non bastano. E non vedo come avrebbero potuto farlo, in effetti. Erano due lance conficcate per terra. Oh beh, siamo morti per l'ambiente. Complimenti. Ce l'hanno fatta. Non vedo davvero a che serviva un altro santuario a due passi dal primo. Cosa mi sono tirato dietro? Solamente un ragnetto piccolo? Ok. No, ok, forse giusto qualcosina in più, eh. Giusto per non rischiare, li uccido, perché non si sa mai cosa può capitare. Punta quello grosso, va. Mi ha colpito il ragnettino, mi ha tolto tutta la stamina. Che carino. Muori, però. Hai avuto il tuo momento di gloria. Tutti e tre? No, uno si è salvato, peccato. Hello? Cade la palla. E uccide il ragno. Non è vero. Si è salvato. Ci ho provato. Volevo davvero che succedesse. Beh. Ah, ho sbagliato. Vabbè, dai, muori. Dovrei aspettare che se ne vada l'effetto di questa cosa. Quindi, no, non combatterò con te. Sono stati uccisi da... Oniudo. Penso sia il nome dei ragnetti. Allora, salve. Questa è un'arciere. Ah.
L'ho visto un po' troppo tardi. Ah, che sia quello che avevo ucciso prima? No, non è possibile. Boom. Vieni qui. Giochiamo. Parliamone. Questo è viola per quale motivo? Che elemento è? Boh, non lo so. L'importante è averlo bruciato. Uno, due. È il linguaccio. Ah, mi sono fatto colpire proprio alla fine. Peccato. Ma almeno ci siamo ripresi subito l'elisir. Va tutto bene. Questo è morto. Contro sempre lo nudo. Ah, forse lo nudo sarebbe quel nemico che abbiamo appena ucciso. Non i ragnetti. Ha più senso. Questa non si apre. E vediamo che cosa ci aspetta qui davanti. Salve. Forse il falò lì lo possiamo toccare come santuario, non falò. Devo togliermela questa abitudine. Possiamo toccarlo dopo aver aperto la porta. Quella che si apriva solamente dall'altro lato. Ah, c'è un'arciera alle spalle. Dove? Ah, lì sopra. Ti muovi? Grazie. Ah, posso usare la scala, fantastico. Hello. Vengo in pace. Non è vero niente. Scusami, dovevo dirlo. Fa scena. Non posso usare questo consumabile. Troppa roba. Davvero non sento il bisogno per la maggior parte dei consumabili. Non dubito che siano utili a modo loro, però non mi sento incoraggiato ad usarli se posso fare tutto quanto tranquillamente con le mie armi. Salve. Non so se ci sarà qualcos'altro qui dentro. Sicuramente questo contiene un ragno. E infatti per quello non riesci a fare lo sneaky sneaky dietro al tizio. Uno, due e tre. Abbiamo subito stordito. Voglio provare l'attacco, quello che ho comprato nuovo. Mi ha tolto tutta la stamina però. Già, non una buona idea. Però lo farò lo stesso. Olè. Grazie per l'elisir, mi serviva. Vediamo per cosa abbiamo rischiato la pelle. Armatura del capo. Talismano segna posto. Niente di che. Questo com'è che c'è morto? Controllo gli occhi. Poveraccio. Allora, da qui si scende. Mentre qui possiamo salire. Quale sarà la direzione giusta per proseguire? Io punto qui in alto. Ma magari questa non si apre, perché la porta è chiusa. Quindi avevo ragione. Si prosegue da qui. Ma prima andiamo giù. Quindi dobbiamo farci cadere. Giusto per sapere com'è la situazione qui sotto. Diamo un'occhiata. Non si vede molto. Possiamo solo immaginare che cosa ci sarà. Lì sicuramente possiamo aprire la porta. Quella vicino al santuario. E ci conviene sicuramente farlo. Arco lungo. Sembrerebbe più potente del nostro. E lo è. Livello 48. Grazie. Questo mi piace. E poi? Ancora non si vedono i nemici qui sotto, eh? Questa è una cosa che mi preoccupa un pochettino. Buttiamoci nella trappola, speriamo di sopravvivere. Ok, il problema grosso è lui. Problema avrei modo di dire sempre. Alla fine questi ragni sono tranquilli. Una bella schivata e poi muoiono. Senza problemi. Ecco qui, volevo tirare fuori anche l'altro. Pietra dello spirito. Va bene, grazie. Allora, che abbiamo di bello qui sotto?
sembrerebbe nulla. Oh no, mi sono perso un Kodama. Vabbè, quando aprirò la porta per il santuario, potrò tornare lì sopra e andarmi a recuperare quella roba. Devo solamente ricordarmelo. Che c'è qui dentro? Niente. Un forziere già aperto. Qui si muore? No, ok, si può camminare. Ma perché non c'è nessuno in quest'area gigante? Perché questa porta è sigillata in questa maniera? Quante domande e nessuna risposta. Ok, momento, qui non ci voglio ancora andare. Una cosa alla volta. Salve. Probabilmente per aprire questa porta ci vorrà qualcosa tipo un esplosivo per liberare appunto la porta da qualsiasi cosa ci sia sopra. Ehi, salve. Io mi curo, sì. Nel dubbio. Per fortuna ha perso tutta la stamina, quindi posso massacrarlo. Ecco qua. Do dell'eroe e un Ash più un frammento di Iragumo. Uno l'abbiamo ottenuto dall'altro tizio grosso. Ah, ok. Era una specie di portale yokai da cui è uscito questo nemico che poi, uccidendo, mi ha sbloccato la porta. Questa però non è la porta vicino al santuario. Direi proprio di no. Quest'area ancora non l'abbiamo vista. E qui c'è un portale. Va bene. Andiamo a recuperare quell'oggettino. Vediamo come cercheranno di farci fuori. Perché non me la racconta buona questa piscina. Ma mi sono sbagliato. Meglio per me. Qui siamo già entrati. Salve. Alla fine il principio è esattamente lo stesso che utilizzavamo per gli abitanti. Prima che comincino ad attaccare, schiva di lato, poi alle loro spalle, uccidili. Anche quello più grande si può uccidere tranquillamente in questa maniera. Ed ecco la porta che stavo cercando. Però no, non ho ancora voglia di riposarmi al santuario. Tanto, non c'è molta strada da fare dal primo. E qui possiamo tornare sopra. Mi sono ricordato. Dovrebbe essere qui, esatto. Salve. Torni a casa, Alessi. E noi andiamo avanti. Di qua. Anzi no. Ehi, chi si è svegliato? E tu da dove esci? Giustiziere di ragni. Salve. Boom. Sei ancora vivo. Non ti azzardare. C'è roba qui sopra? Un'altra porta. Ma sembra che ci stiamo avvicinando a qualcosa di grosso lì. Vabbè, questa porta si apre dall'altro lato, quindi per ora non è importante. Qui c'è un portale, vediamo che cosa esce. Ok, un altro di questi. Stavolta boom. E ho fatto bene. Ho fatto assolutamente bene perché ho già visto un altro tizio alle mie spalle che non mi piace per niente. Ah, è finita proprio al momento peggiore, mentre stavo attaccando. Ma vabbè. L'importante è che adesso posso uccidere te senza dovermi preoccupare di quello grosso. Un martello viola. Vediamo un po'. È questo qui. È più forte del mio. E non ha alcuna familiarità, quindi è buono. Non so con chi devo andare a letto io per convincere il gioco a darmi un Kusarigama. Però vabbè, abbiamo un martello. Per fortuna abbiamo potenziato la forza. Mi aspettavo che mi piombasse in testa un ragno. Per questo ho fatto quel movimento strano con la telecamera. Ne ero convinto al 100%, così come del fatto che non voglio cadere lì sotto. Sono sicuro. Fidatevi di me, non è un buon piano. Qui si divide ancora la strada. No, non è vero. Questa non è una strada.
qui i ragnetti? Li evito? Non è vero. Fammi prendere il forziere. Pietra dello spirito e acqua sacra. Potevamo anche farne a meno. Qui stiamo passando sotto il portale, quello che abbiamo visto poco fa. Ci sono ancora strade. È esattamente quello che mi aspettavo sarebbe successo prima o poi. Bella trappola. Lo ammetto, mi avete fregato. Siete stati bravi. Almeno ho riavuto l'elisir. Adesso significa che dovremo camminare con gli occhi per aria. Per vedere gli altri. Sembra di essere tornati nelle fogne di Dark Souls. Le profondità, per essere precisi coi nomi. Con gli slime attaccati sul soffitto. Ha schivato. Una volta sì, due volte no. Chissà se c'è un modo per farli scendere senza che mi attacchino. Non è molto sicura come cosa, cadono molto veloci. È morto, fantastico. Questo è stato ucciso dai ragni. Ma santo cielo, te l'avevano appena insegnato che cadono dal soffitto. Cosa ti costa guardare in alto? Magari è morto in combattimento, che ne so io. Ehi, questo attacco era è nuovo, non l'ho mai visto. Mi ha sorpreso per un momento, non mi aspettavo che facesse così tanta roba. Oh, qui non c'è nessuno. Non posso raccogliere quello? Immagino che questo sia un vicolo cieco allora. Mimic! Niente, devo smetterla di chiamare Mimic. Un amuleto dell'acqua e un ventaglio. Questi potrebbero essere buoni. Ma mi sono stufato di guardare i miei equipaggiamenti mentre sto giocando. Quindi è una cosa che mi conservo per dopo aver finito la missione. Quel muro mi sembrava sospetto, per questo l'ho attaccato. Per un attimo ho pensato che fosse uno di quelli vivi. E allora tutta questa strada secondaria non ci è servita parecchio. Abbiamo ucciso un tizio grosso. E siamo arrivati lì sotto dove c'erano i forzieri. Va bene. È il momento di andare a vedere cosa c'è qui dentro. Perché di qua... cosa c'era? Giusto per ricordarmelo. Ok, il santuario, giustamente. Fantastico, ora la mia mappa ha più senso. Possiamo proseguire di qua. Questa è una doppia katana, tientela. Questa porta si apre dall'altro lato. Vediamo un po' cosa ci aspetta qui dentro. Mi piace quest'area. Mi ricorda cose belle. Tipo uno dei primi livelli di Ninja Gaiden Sigma. Si doveva attraversare una parte tipo questa. In una casa con questi paraventi da cui uscivano i ninja. E ti facevano desiderare di non essere mai nato. Ok. Io vorrei andare da questo lato per prima. Perché sono curioso. Ok, il martello ha la massima familiarità. Che mi rende molto felice. Che questo potrebbe far sì che sia più vicina la missione per sbloccare le abilità delle armi. Che ancora non ho potuto fare. Manipolatore del fuoco. E siamo usciti. Ottimo. Uscirà un altro tizio grosso? No. Vabbè, questo è molto più semplice. Ah, mi sono fatto colpire perché volevo a tutti i costi distruggere il portale. E ancora non ci sono riuscito. Oh, come mi ha preso? Bugiardo. Tu muori. O almeno vacci vicino, per favore. Così dovremmo fare fuori il primo. Perché si è bruciato. Ecco qui, morto da solo. E adesso tu segui subito. L'elisir? Grazie, siamo di nuovo a 8. È un numero che mi dà pace. 8 elisir costanti. Quindi da qui possiamo girare intorno alla casa. C'è un Kodama. Quindi almeno a qualcosina è servito. Torna a casa. E qui vicino
c'è un altro portale. Si raggiunge da qui. Prima però. C'è nessuno? Direi di no. Cosa abbiamo? Uno schioppo diverso dal solito e munizioni dello schioppo. Giusto per sapere quanto danno fa. 387. Complimenti. Pensi che sei tosto. Un sacco di armi, una katana a livello 50, una lancia, bla bla bla. A proposito, visto che questo martello è stato maxato come familiarità, posso cambiare arma. E mettiamo questa lancia. Perché no? Tanto il danno da veleno non entrava molto spesso con il martello. Non fa abbastanza colpi da essere davvero utile. Questa è la katana che abbiamo ricevuto alla fine della missione dell'altra volta, che non riuscivo a vedere. Questa fa danno da acqua, ma ripeto, non voglio usare le katane singole. In realtà neanche le doppie katane, però devo usare quello che il gioco mi offre. Non voglio andare di qua, preferisco continuare a esplorare da questo lato prima. Preferisco fare una cosa alla volta. Munizione del fucile. Ah, sta dietro il muro. Mi chiedevo che cosa fosse questo comando che vedevo. Salve. Bravo. Si è divertita a fare il portale? Guarda come mi divertirò io a distruggertelo. Con la lancia adesso c'ho questo. Ok. Wow. Bellissimo. È la prima volta che lo uso. Posso continuare finché ho voglia? No, gira tre volte. Bello, davvero bello. Ora la stance alta mi piace anche un po' di più. Diventa utile per avere a che fare con più nemici contemporaneamente. E da qui è l'esterno dove saremmo sbucati. Vediamo un po' anche dall'altro lato della casa. Questa è la porta che non possiamo aprire. Qui c'era un ragno. Quindi adesso ho fatto praticamente tutto qui dentro. Questa è una katana. Tutta tua. Salve. Beh, qui è un peccato non avere il fuoco. Ma fa niente. Basterà il danno per farlo fuori. Tra l'altro non è che hanno equilibrio, quindi posso tranquillamente spammare. E poi muoiono. Questo è stato ucciso da uno Yoki. Forse quello che abbiamo appena ucciso noi. O forse quello che uscirà da questo portale. Prima, esatto, rompiamo le uova, così se ci sono eventuali ragnetti che possono dar fastidio, li uccidiamo prima. Eccolo qui, due katane. Vabbè, poteva andare peggio. No, in realtà no, come Yoki non poteva andare peggio. Mi manca il danno da fuoco. È così utile. Avevo già il dubbio che in questo gioco le armi elementali fossero la cosa migliore, ma adesso che le ho usate un pochettino, ne sono assolutamente certo. Certo, un buon danno di base è comunque apprezzabile, ma se lo accompagnate a un danno elementale è decisamente meglio. È semplicemente una cosa in più, che oltre a fare danno, dà anche dei buoni status. Ho visto che quello elettrico rallenta bene i nemici. Questo del fuoco è un ottimo dot. Devo ancora capire di particolare che cos'ha la terra. E il ghiaccio anche. Il ghiaccio mi sfugge. Allora, questa è la porta. Credo che si poteva aprire solamente dall'altro lato. Giusto, i muri in questo gioco esistono. Non posso colpire attraverso. Ah, è arrivato appena prima di me. Spero che l'arciere non mi becchi. Stai lì, da bravo. Ah, guardalo. Maledetto. Combattimi da uomo. Demone. Ok. Droppato un elisir? No, vabbè. Io mi curo lo stesso. Questa porta la posso aprire? O è l'ennesima che è solo da un lato? Ok, forse questo è l'altro lato. No, altrimenti avrei già preso questo oggetto. Penso che stiamo andando avanti. Quindi dovrei fare retrofront per un attimo. O magari no. Magari questa è una porta che non potevo aprire. Quella per l'inizio di questa sezione. Ok. Quindi da qui è uno shortcut.
per andare da quest'altro lato. Quella è una... Vediamo se riusciamo a raggiungerla. Una sorgente termale. Da qui? Ecco qua. Però è inutile. Non ci serve a nulla. Ah, pensavo si proseguisse da qui. E invece era un altro segretino nascosto dietro il paravento. È bello che te lo facciano vedere mettendo un buco in questo muro. Fa molto Dark Souls, tipo il falò nelle catacombe di Dark Souls 1. Quello nascosto che te lo facevano vedere. E allora, se non è di qui che devo andare, mi sono perso un attimo. E qui all'esterno si poteva solamente tornare dentro. Questo ovviamente non lo posso prendere. Già, talismano istantaneo. E qui abbiamo ucciso l'arciere. Non si può proseguire di qui. E quindi dove vado? Di qua è bloccato. Eh sì. Mi sfugge. Non mi trovo. Ho concluso le strade disponibili. Ah, se non fosse che adesso ho una chiave. Però c'era una porta chiusa. Io mi ricordo porte dall'altro lato. Non chiuse. Tipo quella che stava qui sopra. Dico bene? Eh già. E quindi cosa devo aprire io? Mi devo fare un giro. Vorrei capire come fare a prendere quell'oggetto lì sopra. Perché da qui non posso farlo, devo sicuramente farlo da lì dietro. Ma allo stesso tempo non capisco come arrivarci. E quello sembrerebbe un ragno bello grosso. Magari sono io che vedo cose. Ah no, lì c'è un... uno Yoki. Tiè. Che cosa fai? A parte guardarmi... Ah, c'è anche un ragno sul soffitto. Vieni giù. Ma giustamente non mi possono fare niente. Perché non mi possono raggiungere. Quasi speravo che partissero subito verso la strada che li condurrebbe da me. Così avrei capito come raggiungerli io. Però non è andata come speravo, quindi niente. Dovrò trovare il modo alla maniera tradizionale per raggiungerli. Ah, giusto, c'era una porta qui sopra. Me l'ero totalmente dimenticata. Aha, chiave dei cancelli del castello, fantastico. Qui c'è un santuario. Anche questo non particolarmente utile. Però credo che stavolta potrebbe convenirmi utilizzarlo. Lo faremo? Ovviamente no. Asha Masakari. Masakari, ti fai male, ovviamente. Però no, fa danno alla terra, quindi è utile. Meno danno del martello, ma di pochissimo. Vabbè, quando porterò la familiarità al massimo con una di queste due armi, posso farci un pensierino. 3,75, siamo lì con le katane. E scusate per quella cosa, Masakari, ti fai male. Ogni tanto devo dirle ste cose. Altrimenti è difficile fare un commento decente. Ciocca del maestro samurai, questa la usiamo subito. Oggetti nuovi. Ah, guarda tu quanta roba. Però ho detto che non volevo darci peso, quindi maestro ninja, certo. Peccato che adesso che sto usando questo menu degli oggetti nuovi, poi non potrò... Oh mio Dio, questa qui sembra tipo bella. Non è vero. C'era di meglio. E non c'è l'oggetto che cercavo, tra l'altro, quindi mi sono cambiato armatura per nulla. Ciocca del maestro samurai, eccola qui. 4 punti abilità. Non mi ricordo qual era la mia armatura di prima. Penso questa qui. Pesa un po' di più. Questa mi dà 49 punti in vita, lasciamola. Mi sembrano utili. Allora, noi siamo arrivati da qui. Possiamo o andare da questa parte
oppure salire dall'altra. Mi sa che qui torniamo verso la porta che si poteva aprire da un solo lato? Forse no. È abbastanza inquietante questa zona, più che altro per la possibilità di cadere da un momento all'altro. C'è un ragno. Questo cos'è? Ah. Ovviamente hanno messo un nemico che parte con l'affondo che ti spinge. Mi sembra giusto. Perché, come ho appena detto, il rischio, più che altro, è quello di cadere. È morto schiantato. Già, poveraccio. Non c'è niente qui? Hello? Vieni qui. Ah, ovviamente, ha distrutto lui le uova, ma il suo amichetto è caduto subitissimo. Che tenero. Peccato. Ok, sapevo che avrei rimbalzato contro il muro, ma almeno l'ho colpito. Lì c'è un altro. Ok, è un ragno di quelli grossi lì. E questa porta. Salve. Benvenuto. L'ho preso. Stai facendo? Non mi piace, qualsiasi cosa non mi piace. E dicevo, questa è la porta che dicevo io. Sono venuto ad aprirla non perché voglio tornare qui, ma perché mi dà spazio per combattere contro il ragno grosso. Che stavolta faremo con le doppie katane. Perché fuoco, ecco perché. Quel danno, sì, quell'attacco fa... Oh, sono vivo. Ma cosa? Quanto mi ha rallentato. Non pensavo che lo spruzzo lì di ragnatela facesse anche danno. Allora, siamo tornati all'inizio. Purtroppo adesso sono tutti vivi. Quindi correrò fino al santuario. E stavolta lo userò. Non ho motivo di non farlo. Vediamo se mi ricordo la strada veloce. Da qui siamo arrivati al primo santuario. E poi da qui si saliva da qualche parte. Dov'era di preciso? Qua. Qui siamo arrivati esattamente dove siamo morti. Siamo stati veloci. Grazie. Questa è roba mia. Uccido lui per sicurezza. No, mi ha seguito uno piccolino. Ecco qui, amore. Riparliamone. Stavolta magari resto qua, va? Che è un po' più largo. No, sono due. Non mi piace più. Spamma, spamma, va tutto bene. Tu continua a spammare e i nemici moriranno da soli. Mi ha pure rallentato, però fortunatamente non ha effetto sugli attacchi, ma solo sui movimenti. È andato molto meglio così. Grazie per l'altro frammento. Credo sia l'ultimo. Ah no, il quarto. Noi ne abbiamo due. Abbiamo avuto i primi due e il quarto. Quindi dovremo trovare il terzo. Tu vieni con me. Cadi? Bravo. Penso ce ne fosse anche un altro qui sopra. Ma poi abbiamo raggiunto il nostro santuario. Che ripeto, stavolta possiamo usare senza problemi. Io il motivo per cui non li uso è che se mi faccio tutta quanta l'area e uccido tutti quanti i nemici, non voglio farli respawnare. Così posso muovermi liberamente, che ne so, per cercare i Kodama. E non devo ribatterli facendo ulteriore esperienza e aumentando ancora di più il mio divario di livello con quello che il gioco vuole. Ma se adesso i nemici sono tutti vivi, non ho motivo di non farlo. Va bene, grazie. Non andremo online se non vuoi. Me ne occuperò dopo aver registrato. Tranquilli, ho capito. Tanto questo gioco online non è che cambia parecchio. A parte gli spiriti. I re di vivi, per essere più in linea col termine tecnico. Ruota. Ciao. Grazie, aggiornamento di Nio. Lasciami perdere però. Ho capito. Puoi smetterla di dirmi cose.
che posto del cazzo per combattere una ruota? Ok. Mi curo per sicurezza. Sono abbastanza sicuro che alcune di queste fossero più deboli, quelle che abbiamo trovato all'inizio del gioco, mentre alcune siano più veloci, come questa qua. Ma magari è un'impressione mia. Allora, lì c'è un arciere. Lo uccideremo con l'arco. Perché sì. Ecco qua. Più che altro perché non mi fidavo ad andargli vicino. Magari compariva qualcos'altro. Di solito è quello il ruolo degli arcieri. Ho visto il Kodama. Ho visto i ragni. Va tutto bene. Dammi questo oggetto. Doppia taci. Vieni giù. Intanto uccidiamo questo. Perché non ha voglia di scendere? Devo farte io. Aspetta un po'. Equipaggio. Mettile qui. Le pietre che non uso mai. Qui se avessi degli shuriken, dei kunai, cose da lanciare, potrei anche metterli. Ma non ho voglia di spendere punti in queste cose qui. Ho 74 pietre, visto che mi servono solamente per aggrare i nemici. Ehi, però lo devi puntare prima. William, per favore. Vabbè. Col free aim non lo posso fare. E fa niente. Non conserviamo le frecce. Tanto non mi servivano. Più che altro tanto il fabbro le vende. Ok, affinità massima per le doppie katane. Mi dispiace cambiarle queste. Queste sono ottime armi. Più che altro per il fuoco. Abbiamo visto che ci torna molto molto utile. Volevo mettere l'ascia Masakari per il danno della terra. Le asce non sono fantastiche per il danno elementale, come stavo dicendo prima. Più che altro perché per infliggere gli status bisogna dare molti colpi di fila. E quest'arma non è adatta. Tutto qui. Con la stance bassa si può fare qualcosina, ma comunque con una lancia o con le doppie katane si fa molto molto prima. Io sto ripulendo il campo da battaglia prima di combattere con ragno grosso. Perché da solo non è un problema. Anche se mi sono fatto uccidere 2 minuti fa. Questo non significa che sono morto una volta e il nemico diventa all'improvviso difficile. Però me lo devi puntare. E non devo stare sulla ragnatela. Perché i movimenti miei devono essere giusti. Già. Anticipano fin troppo i loro attacchi. Non è per nulla difficile sapere quando devi schivare. Elisir, frammento numero 6. Wow. Lancia lunga, zampa di ragno. Ferro spirituale. Ma io non avevo visto. Eccolo, un Kodama. Rompi tutto. 2 ragnettini. Teneri e carini. Ma soprattutto morti. Che è la cosa che interessa di più a noi. E andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. Non mi aspettavo di ricevere il frammento numero 6 adesso, ero convinto fosse il terzo. Quindi ci stiamo perdendo robe, questo livello è ben più lungo di quanto pensassi. O forse sono io che sto andando piano e mi sembra lungo. Questa porta si apre dall'altro lato, figurati. Ci hai sperato. Ci sono quasi cascato. Poi ho avuto la sensazione che in questa casa piena di ragnatele, forse raccogliere un oggetto così non era una buona idea. E avevo ragione. Bravo me, mi applaudo. Non ce ne sono ancora. Quello lì su sembrerebbe un arciere. E questa porta conduce a un santuario. Ma si apriva dall'altro lato, quindi c'è una scala, si arriva da sopra. Forse da quest'altra scala. Benvenuto. Ah, sta arrivando un ragnetto. Che non è proprio etto. Voilà. L'ho mancato. È fantastico avere l'abilità per recuperare il ki durante le schivate. Aiut. Ok,
ora mi sento meglio. Muori, per favore. Ho anche riavuto subito l'elisir, fantastico. Niente più rischi. Niente nemici. Pietra dello spirito e amuleto del fuoco. Beh sì, questa mi sembra una buona area se vogliono darmi un boss di fuoco. Ho mancato. Le scale non sono proprio il luogo migliore per combattere con sto tizio. Neanche la stanza alta lo è. Ma ce la faremo andar bene. Prendilo. No. Vabbè. Tutto è bene. Quello che finisce con i miei nemici che muoiono. È bella questa combo. Rende molto utile la stanza alta. Visto che di solito non ha molte combo. La mia scaletta per scendere al santuario? Non lo so, ma qui c'è un Kodama. Che però non posso raggiungere, devo andare dall'altro lato. Mannaggia. E come di preciso? Di qua? Mi sono perso. Questo posto è grande. Ma qui su... No, non ci siamo stati. Mi sono perso. Ok, questo è il santuario. Ah, la scala non serve per arrivare qui. Ma per... Ok. Ci sarà un nuovo posto da raggiungere. Non voglio respawnare i nemici che sono qui intorno. Forse da questa scala si prosegue verso la fine del livello. Magari il nostro boss è sul tetto. Però c'era una zona sotterranea che abbiamo visto prima. Quella che non sapevo come raggiungere. Allora, io da qui ci sono arrivato. Ancora devo prendere l'oggetto lì in fondo. Quindi ci tocca andare da qualche parte qui. Mi sa che abbiamo visto tutto. Ah no, non è vero. Su questa scala non siamo saliti. E forse da qui si scende di nuovo. Non è vero. C'è un boss. Beh, se il boss mi termina la missione non posso uscire. Ovviamente un ragno gigante. Non poteva che essere così. Ma c'è un sacco di roba che non abbiamo visto qui dentro. Perché deve essere una donna ragno? Vabbè. Yorogumo. Ok. Spero non faccia fuoco. Solamente perché non voglio neanche avere la tentazione di paragonarla a Kilag. Anche se sarebbe abbastanza facile. Anche solamente l'aspetto. Quello è già abbastanza per farmela paragonare a Kilag. Ok. Era troppo brillante per non pensare che avrebbe fatto qualcosa. Perché sta in questa posizione qui? Wow, è un ragno che fa breakdance. È tutto quello che volevo dal gioco. Una volta che l'avremo sconfitta posso anche smettere di giocare. Ho avuto tutto. Questo gioco non ha più niente da offrirmi. Una donna ragno gigante che fa breakdance. Sì. Vale il prezzo d'acquisto. Per chiunque se lo stesse ancora chiedendo, adesso abbiamo una risposta definitiva. Gioco dell'anno. Ha fatto questa cosa perché? Quando l'ho attaccata dietro? Riproviamo se ci riesco. La lancia. Ha di meglio da offrire? Non lo so. Stavolta non... Ah, ecco. Ah, ho sbagliato. Ho cercato di prendermi, credo. Vorrei stare lì a approfittare del fatto che gli avevo tolto la stamina, però non potevo. Non creare queste cose per terra, non mi piacciono neanche un po'. Ovviamente. È esattamente quello che ti ho chiesto di non fare. Oddio. Non mi piace questa combo. Dai, è divertente come boss. Mi piace che gli attacchi rimbalzano su alcune delle zampe perché sono più grosse. Non mi piace questa abitudine di creare cose brutte per terra, però. Come se non bastassero riportare gli yokai a creare difficoltà. Ci si mette
Maledetta. Wow, mi ha tolto tutto quanto lo spirito subito. Però almeno il fuoco sta facendo un lavoro rapido. Manca poco. Letteralmente un colpo. Ok, non facciamo cazzate però. Per farmi prendere questo colpo per forza. Curati. Dai, ciccina. Basta. Hai avuto il tuo divertimento? Basta così. Mi è piaciuto sto boss. Però purtroppo ci ha fatto chiudere l'area. E ovviamente non posso più uscire da qui. Quindi ci sono chissà quante cose che mi sono lasciato alle spalle. Ma speravo che almeno dovessi uccidere tutti quanti i ragni grossi per raccogliere tutti quanti i frammenti prima di poter proseguire. E invece no. Beh, forse quando dovrò fare la crepuscolare potrò esplorarmela un po' meglio. Adesso che so che il boss è qui, è già qualcosa. Vabbè, farò anche il controllo dell'equipaggiamento un'altra volta, però penso che almeno l'ascia che abbiamo ottenuto dovrebbe essere abbastanza buona, eccola qui. Però non ha danno elementale, solamente danno di base molto alto. Vabbè. Peccato. Usciamo. Quindi questa sarebbe la versione giapponese del cappellaio matto? Chamo wakaranu ka. Ma yoi, onushi ni kyouga wa ita wa. Kono jashitsu suki ni tsukau ga yoi. E invece ti chiamerò Scefrubbio con quei baffi e barba. Ah, abbiamo un nuovo spirito, quello del ragno. Sono curioso. Va bene. Abbiamo ottenuto, vediamo che cosa. Medicina, ventaglio e bombe. Benissimo, così l'abilità Casa del Tè Nascosta è stata sbloccata. Dove? Nel dojo? Eccola qui. Momento. Prima diamo un'occhiata. Livello 55, cade la neve. Ma noi la prossima volta faremo due o forse tre di queste missioni secondarie. Dopodiché prima mi devo ricordare di dare un'occhiata allo spirito. Allora, protezione spirito guardiano bla bla bla. Fortuna più 50. Tantissimo drop rate. Bonus familiarità del 16%. Questo mi piace. Possibilità che gli yokai perdano oggetti quando ho 30%. Ottimo. Con 13 di spirito. E paralisi più 30. Con 16 di spirito, a tutti i miei attacchi aggiunge paralisi. Questo potrebbe essere utile. Dipende da quanto è alto questo 30 come valore, perché contro i boss non credo di poter usare paralisi. Però contro i nemici normali può anche essere che se il build up è molto lento, li uccido prima di avere fatto entrare la paralisi. Sono tentato di arrivare a 16 di spirito, solamente per provare questa cosa. Mi sembra un buono spirito guardiano. Come bonus dell'arma vivente fa un po' schifo.
Però potrebbe essere utile. Vediamo. Io quanto posso... Sì, sono a 11, devo fare 5 livelli in spirito. Oh beh, è un inizio. Sono troppo curioso di provare. Dovrò fare altri 2 livelli. Vale la pena swappare adesso? Probabilità caduta oggetto, bonus familiarità. Forse per la familiarità. Quella potrebbe essere utile. Fammi vedere a che punto sono per la missione questa qui. Sono sempre allo stesso valore. Perché non mi sale? Forse ho capito male io. Questo secondo valore a livello attuale di padronanza, arma, richiesto, attuale. A parte il fatto che non ha senso in italiano, non capisco che cosa significa. Non capisco come farlo salire per arrivare a 1.000.000. Ho portato a familiarità massima più di un'arma, ma questo non è salito. Quindi c'è qualcosa che mi sta sfuggendo e non capisco bene che cosa sia. E io voglio farla questa missione, ma non capisco come. Vabbè, oltre a questo, abbiamo sbloccato la casa da te nascosta. E vediamo che cos'è. È un cliente? Ok. Sì. Ancora non ho capito a che cosa dovrebbe servire. Sono dei clan? Beh sì. E scegliere uno di questi clan, a parte il fatto che mi fa diventare membro di un clan, mi dà dei bonus. Ok, quindi adesso me li scorro un momento e vedo quali sono quelli più utili. Mi sa che non devo guardare oltre. Penso proprio che sceglierò questa, non per il primo potere ma per il secondo. Rigenerazione ki passiva del 30%, sempre attiva, mi sembra una gran figata. E potrei anche togliere così lo spirito guardiano Kato, che tengo oramai soprattutto per quello, per la rigenerazione del ki del 20%. Potrebbero essercene di più utili. Però quella è già tanta roba. No. No. No, assolutamente. Anche se era utile. Elisir contagioso, bla bla bla. No, oramai ho deciso, deve essere quella. Dammela. I clan ai quali si giura alleanza vengono gestiti al livello dell'account giocatore. Eh? Non è possibile cambiare alleanza in modalità offline. Ah. Quindi una volta che scelgo questo mi resterà questo. Scambio, battaglia tra clan, trasferimento e trasformazione. Posso renderlo uguale a un altro personaggio? Che significa? Ah, ok, in questo momento non lo posso fare. Scambio invece? Legno profumato. Questi sono tutti quanti consumabili. Vediamo per classe. Trasformazione. Oddio. Posso trasformarmi... Santo cielo. E questi consumano la gloria. Ecco a cosa mi serve la gloria. Quindi devo uccidere più re di vivi per ottenere queste trasformazioni e cambiare l'aspetto del mio personaggio. Capolavori. Ah, così posso ottenere delle armi rare. Fantastico. Potrei ottenere addirittura un equipaggiamento unico. Fantastico. E vale per tutte quante le armature e in più dei gesti. Ok, la cosa che mi interessa di più ovviamente in questo momento è sbloccare il Kusarigama, però anche queste trasformazioni potrebbero essere utili. Dipende se hanno dei bonus oppure sono solamente estetiche. Perché se sono solo estetiche non mi servono apparecchio. Però di sicuro questa potrebbe essere buona. Per favore. Un Kusarigama viola. Di livello 46. Il danno mi sembra bassino. Eh sì, decisamente. 100 punti inferiore rispetto alla nostra Ash. E non ha nessun elemento aggiuntivo. Vabbè, aggiungilo, anzi equipaggialo, al posto della lancia. E vedremo se sarà utile a qualcosa. Dialogo, non mi interessa. Direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza, abbiamo visto tante cose. Prossima volta ci concentreremo sulle missioni secondarie e poi tante cose belle. Per oggi invece è tutto, io vi saluto qui, alla prossima!